Mamma, mamma, Mimo, e no! Sapete come si scrive mamma? Non ne ho idea, perché? Vorrei scrivere una lettera alla mamma, dato che domani partirà il carro postale. Scrivere una lettera? Ah, ho capito, Joe, hai un piano. Basterà nascondersi dentro a questi sacchi e il carro postale ci porterà fuori dal penitenziario. Credo di non aver capito bene. Qual è il piano? Non importa, infilati nel sacco, ti spiegherò tutto più tardi. Quelle api si sono chiuse dentro quei sacchi! Rischiano di soffocare! Devo salvarle! Niente paura, piccole apette! Rantanplata la riscossa! Facile come spedire una lettera! Caramba! Quello è su un carro postal! All'attacco! Yo soy el cucaracha, el bandido de los bandidos de la frontera. Esta aquí es una rapina. Non è giusto, non potete rapinarmi. Nessuno ha mai assaltato un carro postale. Ramon, Quesos, la dinamita. Tienes tú la dinamita, ¿vero, Quesos? No la tengo yo, Ramón. Era tu turno de prenderla. ¡Caramba! ¡Soy circundado de estúpidos! ¿Cómo podemos rapinar un carro blindado sin la dinamita? Magari con la chiave. ¿La chiave? No es posible. No son cosas que fan y bandidos. Yo tengo una reputación. Bueno, se puede far con discreción en México. ¡Vamos! Ci hanno rapinati. Che umiliazione. Oh no, dei funghi giganti hanno rapito le mie povere apette. Sicuramente vogliono rubargli tutto il miele. Avete visto? Nient'altro che lettere. Perché este sacco di ceaio? Non sapevo che ci fossero anche dei pacchi. Ma chi siete vosotros? Colleghi, amigos, siamo appena evasi dal penitenziario. Poche storie! Vosotros siete miei ostaggi. Non ci si comporta così tra colleghi. Io faccio quello che mi gusta. Chiederò un riscatto al penitenziario, se no ve ammazzo todos. Siamo degli ostaggi, quindi non siamo più dei detenuti evasi. Ma dove sono? Chiederò ai bagnanti di quella piscina se per caso le hanno viste. Buongiorno, signora. Sto cercando delle apette che sono state rapite da tre funghi giganti cattivi. Siamo prigionieri. Prigionieri? Non siamo più degli ostaggi. Non è giusto, non è giusto! Accidenti, i traditori la pagheranno! Non so perché mi trattengo! Perché sei legato come un salame? Ehi, che bella idea! Dopo me la puoi prestare? Anch'io avrei bisogno di pulirmi le unghie. Nessun problema, gringo! È venuto a liberarci! Che sia ben chiaro, non voglio liberare voi, ma la mia posta. È la prima volta in tutta la mia vita che assalto un carro postale. Sai come si dice, c'è sempre una prima volta. Ah! Ah! Le apette! Le ho ritrovate! Beh, grazie e tanti saluti, noi ce ne andiamo.
Tornate qui! Voi siete i miei pacchi e devo portarvi al deposito! Siamo dei pacchi? Allora non siamo più degli ostaggi! Quanto è buffo questo postino! Deve essere un po' sfidato! Per essere un postino non me la cavo affatto male con la pistola! Potrei addirittura fare carriera! No, Gringo! Questi sono i miei ostaggi! No, quelli sono i miei pacchi! No, che confusione! Non ci capisco più niente! Mi gira la testa! I miei ostaggi! No, i miei pacchi! No, le mie abette! I miei detenuti! Perché tutto questo disturbo? Amigo! Sentime! Ora tenemos un servizio postal puro in Messico! Il primero carro deve passare tra una ora! Caramba! E io sarò il primero bandito ad assaltarlo! Adios, Gringo! Ma non è giusto! Io devo consegnare la posta ed esigo rispetto! Non importa niente a nessuno della tua posta! Dal momento che rappresento l'amministrazione penitenziaria, la sollevo dalla responsabilità di consegnare i quattro pacchi, signor postino. Ah, beh, visto che non gliene importa niente a nessuno, mi licenzio! Quel poveretto deve essere un po' depresso. La posta per voi, fratelli Dalton! Una lettera del postino. Ha cambiato lavoro. Adesso assalta i treni postali. Ci ringrazia per avergli fatto scoprire la sua vera natura e si firma Jesse James. Una lettera? Quale lettera? Come ha detto che si chiama questa nuova invenzione? Il telegrafo, detto anche il filo che canta. Ah, e come funziona? Si picchia un coso con due specie di denti che trasmette il morso su quei fili e invia informazioni fino all'altro capo del paese. Oh, molto bene, molto bene. Che bello! Un bagno nuovo di zecca tutto per me! Tu sai perché hanno piantato un palo proprio in mezzo al cortile, Joe? Hai sentito la signorina Betty? Il filo arriva all'altro capo del paese. Stasera tagliamo la corda sul filo! Everell, perché ti sei fermato? È che non posso andare avanti, Joe! C'è un coso gigantesco che mi blocca! Guarda come parli, coso a chi? Calma, ragazzi, c'è posto per tutti! Allora, vogliamo andare! È Big Ben che si è fermato, avanti, muoviti! Ho le vertigini! Cammina! Forza! Forza! Voilà! Ora che il filo passa sulla torre, non avremo più tentativi d'evasione. Cosa sta succedendo? Tutti hanno avuto la stessa idea di Joe e lui si è offeso. Dovremmo riuscire a tenerli occupati. Giusto! Mi è appena venuta un'idea! Ecco fatto! Con questo apparecchio è facile fare le ordinazioni a distanza. Ogni detenuto può ordinare quello che vuole e avere quello che desidera. Sorprendente, signorina Betty! È moderno! Ha fatto il giro dei detenuti, signor P? Sì, ma ho paura che anche dopo aver scartato tutte le richieste di piedi di porco e seghetti avrà molto da fare. Joe, è arrivato quello che avevamo ordinato! E abbiamo pensato anche a te! Dimmi che cos'è, io non riesco a vederlo! Un kendama? Ve l'avevo detto che l'avrebbe gradito! Imbecilli, non è con questo che evaderemo! Che sta succedendo? Stiamo ascoltando la partita di baseball! La palla è velocissima e il battitore corre, corre, ma l'interbase la recupera prima che raggiunga la prima base! E inizia il secondo inning! I Comanche sono in vantaggio! La palla viene lanciata scusate, credo di aver perso il filo! Signorina Betty, se vuole posso sostituirla io, sa che la velocità è il mio forte! Ecco la lista delle ordinazioni da fare!
motivo non ci hai mai detto di aver fatto il telepatico? Sciocchezze, Everell. So usare il telegrafo tanto quanto te, ma ho un piano. Dato sul coso che fa bip bip e quando la guardia si addormenta scappiamo sul filo. Ha lasciato la postazione telegrafica ai fratelli Dalton? Mi scusi, ma Joe sembrava così felice che non ha resistito. Ne ero sicuro. C'è un problema di banda passante. Per la banda larga bisogna raddoppiare il filo. Oh, per far passare l'alfabeto Morse, ho capito. La banda larga è moderno. Raddoppi, mio caro, raddoppi. Un chilo di salsicce. La Gazzetta del West della settimana. Primo palo, scendiamo. Proviamo a saltare. Scusate, come non detto. Piantala, Everell, muoviti. Manca ancora molto. Che fatica. Ci siamo, ragazzi! Palo in vista! Per dindirindina, regola numero uno, non bisogna mai fidarsi dei fratelli Dalton. Signorina Betty? Sì, signor Peabody? Credo che lei sappia cosa deve fare. I fratelli Dalton sono fuggiti. Vittoria! E smettila, Everell! Io non ho fatto niente! La consegna. Moderno e rapido. Buongiorno, devo consegnare 300 altalene a nome Exac Vular di Meg. Si trova qui? Prego, ci deve essere un errore, voglio scusarmi. Ho 2 tonnellate di piume di gallina per il signor Jackie Pico. Dove posso scaricare cetrioline in agrodolce? Portatemi qui, fratelli Dalton! Figurati se la colpa non era nostra. Oh, che bella atmosfera di virile cameratismo. Oh, la signorina Betty, il nostro raggio di sole. Nuovi detenuti. Uno solo, un tale di nome Louis. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lou. Lou? Ma no, qui c'è scritto lui. Io sono il direttore, incantato. Piacere, qual è il suo nome? Signor Peabody, ma lei può chiamarmi George. È così, d'accordo! Come ha detto, prego? Non ho niente, signorina Lupo! Non Lupo, Lu. Posso fare qualcosa? Galli, a posto. Galleria. A posto. Abiti civili. A posto! Siamo pronti, Joe. Joe! Joe, dobbiamo andare. No, annulliamo tutto. C'è uno schianto. No! Oh no, mi sono rotta un'unghia. Posso darti una mano? Basta con questo baccano. Tutti in cucina a sbucciare patate. Permette?
Mi fa bene un po' d'esercizio, mi mantiene in forma. Oh, che muscoli. Deve esserci un errore nel suo fascicolo. Questo è un penitenziario maschile. La cosa non mi fastidisce, a me piacciono gli uomini. E a lei? Oh, guarda che piccolino. Dove sono i tuoi genitori? Come ti chiami, piccino? Joe Dalton, signorina. Joe Dalton? Incantata. Sai, caro Joe, per me le dimensioni non contano. Oh, quanto sei forte, piccolo Joe. Sono incantata. Ehi, Joe, uno furbo come te avrà senz'altro un piano per evadere. Sì, però siamo al completo. Se preferisci restare con i tuoi fratelli, lo capisco. Devi scegliere loro o me. Ehi, Joe, allora quando è che evadiamo? Più tardi, continuate senza di me. Dai, calma, Joe. Sei un genio, Joe. Quando si mangia, ragazzi? Sai, piccolo Joe, per me le dimensioni non contano. Joe, dobbiamo fuggire e vivere liberi, insieme. Sì, ma come faccio con i miei fratelli? Sono adulti, devi pensare a te stesso, a noi. Solo a noi due, a te e me. Guardi, io ho capito che gioco sta giocando! Quale gioco? Non so di cosa stia parlando. Comunque domani verrà trasferita. Bye bye, Lulupo! Trasferita? Joe, dobbiamo evadere stanotte. Ah, sì, beh, d'accordo. Oh, Joe. Piccolo Joe. Una galleria. E una volta lontani, recupereremo il tuo gruzzolo e ce ne andremo in Europa. Il mio gruzzolo? Quale gruzzolo? Io non ho nessun gruzzolo, sei tu il mio tesoro prezioso. Niente gruzzolo? Oh! Una via d'uscita! Joe è andato via senza di noi. Con la ragazza. Una ragazza? Quale ragazza? Mi dispiace, Joe. Tu resti qui. Ma Lou, dicevi che avremmo vissuto d'amore e d'aria fresca. Preferisco una vita di lusso e di soldi freschi. Joe, vuoi andartene senza di noi? Allora, dov'è questa ragazza? Vi sbagliate. È un piano. Fatemi la scaletta. Un piano, eh? So io quale. Lou! Oh! Non puoi lasciarmi così! E invece sì! Avevo ragione! Lupo è il nome che ti si addice! Ti ho detto che domani verrai trasferita perché sapevo che avresti cercato di fuggire! Allora non verrò trasferita? Tentativo d'evasione? Trasferimento! Lu, mi hai dato la tua parola! Lu, me l'avevi promesso! Dovevamo fuggire insieme! Non sono più il tuo dolce canarino! Non abbandonarmi! Lu, ti prego! Bene, ora che tutto è tornato alla normalità, andate a richiudere quelle gallerie! Ma io il sogno ho finito, ragazzi! Visto che volevi lasciarci, va da solo! Giusto! L'amore fa tanto, tanto male!